Siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Per la storia italiana il periodo tra il 1969 e il 1980 è segnato da una profonda instabilità politica, istituzionale, stragi sanguinose, collusione tra corpi dello Stato e soprattutto organizzazioni della destra sovversiva, depistaggi, trasformazione del paese in una sorta di campo di battaglia dove si confrontano poteri e strategie più vaste internazionali. Allora, di questo e altro racconta un libro da poco pubblicato da Iacabuc, Stragi d'Italia, Ombre Nere 1969-1980, e nostro ospite e il suo autore Daniele Biacchessi. Buongiorno Daniele. Buongiorno a voi. Allora, Daniele Biacchessi, giornalista, saggista, autore di libri d'inchiesta sul terrorismo, sulla resistenza, aveva già affrontato il tema, questo tema, in un libro per Mursia del 2002, se non vado errato. Si intitolava Ombre Nere, il terrorismo di destra, da Piazza Fontana alla bomba al manifesto. Allora, Daniele, anzitutto, perché tornare sul tema, su questi temi, a 20 anni di distanza circa da quel libro? Beh, questo lo vediamo nell'attualità, in questo desiderio da parte dell'attuale governo o di molti membri di questo governo e anche delle istituzioni di revisionare, di riscrivere la storia, non solo la storia della resistenza, la storia delle pagine dal 43 al 45, ma anche quelle più vicine a noi, quelle che ci riguardano, quelle che riguardano gli anni 70 essenzialmente. Quindi ho pensato che quel libro, così come era stato scritto allora, non poteva essere ripubblicato, ma andava completamente riscritto, comunque salvate alcune parti, anche perché negli ultimi 20 anni, cioè da quando era uscito la prima edizione, in realtà molte risposte sono arrivate anche dai processi. Non è vero che non c'è una verità generale, c'è una verità storica su quello che è accaduto, sulle stragi da Piazza Fontana alla strage della sezione di Bologna del 2 agosto. Non sempre c'è stata una verità giudiziaria, c'è stata per esempio certamente per la strage di Peteano di Sagrado, per la strage di Brescia, dove c'è anche una sentenza di Corte di Cassazione e una lunga serie di sentenze passate in giudicato, o anche all'inizio del loro iter per la strage alla stazione di Bologna. Ecco, allora, senti, vorrei iniziare da una cosa. Allora, tu dedichi il primo capitolo del libro a quello che successe a Lisbona a metà anni 60, in particolare poi nel 1967, quando appunto si tengono nella città portoghese due convegni internazionali ai quali partecipano rappresentanti dei movimenti della destra estrema che vengono da tutto il mondo. Ecco, perché quel momento è così importante nella tua ricostruzione? Tu hai fatto riferimento a ciò che accade a Lisbona, che in quel 1974, in mezzo alla rivoluzione dei garofani, un gruppo di soldati del nuovo esercito democratico socialista, che prende il potere e caccia via i dittatori, si imbatte in qualcosa che poteva essere un'agenzia di stampa, ecco, si chiamava Aginter Press ed era guidata da un signore chiamato Higuerin Serac, che in realtà era un fascista ed era un amico degli americani. Si è scoperto anni dopo, leggendo con attenzione tutte quelle carte, che di fatto la Aginter Press era una filiale della CIA in Europa, era una vera e propria centrale operativa di organizzazione di quella che veniva chiamata allora una guerra non ortodossa, cioè diciamo una guerra a bassa intensità, che prevedeva attentati di vario tipo, comunque una tensione molto forte nel paese, per imporre leggi speciali, leggi di polizia. Ricordo nel 70
il tentativo di colpo di Stato di Unio Valerio Borghese. Ecco, questa centrale operativa aveva un compito politico, strategico e operativo che oggi, diciamo, è molto meno nebbioso di un tempo, perché oggi le carte possiamo, diciamo, definire molto bene questa organizzazione. C'era chi in Italia voleva cambiare il passo. Pensa che subito dopo, pochissimi giorni dopo, il 16 di dicembre del 69, quattro giorni dopo la strage di Piazza Fontana, era in corso la preparazione, i preparativi di una manifestazione che si doveva svolgere a Roma, che era organizzata sostanzialmente dal Movimento Sociale Italiano, da Avanguardia Nazionale e da pezzi di Ordine Nuovo, che avrebbe chiesto leggi speciali di polizia all'allora Presidente del Consiglio Mariano Rumor, che però poi quelle leggi non firmerà. E quindi diciamo che c'è la certezza che molti di questi strati in realtà erano pensati per sovvertire l'ordine democratico nel nostro paese. Senti, allora Daniele Becchesi, c'è un dato interessante e significativo che metti in luce, cioè dal 3 gennaio al 12 dicembre 1969 si contano 145 bombe in Italia, quindi una ogni tre giorni, e quindi Piazza Fontana è in qualche modo la punta dell'iceberg, no? Un iceberg molto più vasto e tragico. In questo senso tu dici il 69 è davvero l'anno delle bombe. Che cosa succede esattamente in quel momento? Ma dobbiamo dire che da prima le grandi manifestazioni degli studenti nel 67, poi il 68, l'occupazione dell'università, ricordo nel 69 il contratto dei metalmeccanici che inizia, le manifestazioni iniziano nel settembre del 69, ma anche lo statuto dei lavoratori, no? Quindi diciamo l'avanzata di forze popolari e di sinistra nel nostro paese determina una contromossa da parte delle forze reazionarie. Quelle bombe, per esempio quella di Padova contro il rettore Opocher, e viene organizzata più o meno dallo stesso gruppo che poi agirà contro l'Altare della Patria, per esempio a Roma, il Museo del Risorgimento, e che sarà un po' la mente operativa di molte delle bombe, degli ordini che scoppieranno in quell'anno. Ma c'è anche un'attività non solo operativa ma anche politica, quindi la costruzione anche di un clima, c'è una preparazione che è fatta essenzialmente di una narrazione collettiva che porta appunto a pezzi consistenti anche dalla popolazione a chiedere leggi speciali. Dico una cosa però importante che riguarda proprio il libro, che la gestione di tutto questo avviene essenzialmente dal fatto che dal 1945, diciamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ai mesi successivi alla nascita della Repubblica, tutti quegli apparati di Stato e di polizia che avevano fatto parte dello Stato fascista entrano negli apparati dello Stato repubblicani senza colpo ferire, ben prima dell'amnistia di Togliatti. Faccio solo due esempi per se ci capiamo: il questore di Milano del 12 dicembre del 69, quando scoppia la bomba, è Marcello Guida, che era stato direttore del confine del carcere di Ventotene, e il prefetto Federico Umberto D'Amato era un uomo certamente della polizia fascista e che è diventato il grande padrino dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, peraltro condannato anche se ormai morto
recentemente nell'ultimo processo sui mandanti per l'assalto alla stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Senti, Daniele, tu scrivi che il 1975 segna un mutamento nella strategia della destra eversiva. Perché? Beh, perché innanzitutto le due principali organizzazioni, Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo, vengono sciolte nel 1974. Questo vuol dire che la vecchia guardia della destra eversiva, protagonista certamente degli attentati precedenti a Piazza Fontana, compreso Piazza Fontana, fino ad arrivare all'Italicus, quindi il 4 agosto del 74, ecco, quel gruppo lì comincia ad essere messo un po' da parte. Le stesse nuove leve, che però provengono dalle esperienze del movimento sociale italiano, dalle esperienze, penso, non so, a Cavallini, per chi è milanese, che forse è il nome che, diciamo, che se lo ricordano i molti, o Fioravanti, Mambro, Ciavardini e molti altri, che formeranno poi i Nuclei Armati Rivoluzionari soltanto poco dopo, pochi mesi dopo, pochi anni dopo. Ecco, diciamo, derivano da anche inizialmente da una sorta di critica politica, ideologica, operativa rispetto ai personaggi precedenti, però poi in realtà ne prendono assolutamente i frutti amari, come una sorta di passaggio di testimone che avviene perché, lo dicono le sentenze, per esempio, quelle relative alla strage alla stazione di Bologna, dicono che in qualche modo, pur nella critica dei diciamo dei figli e i padri, in realtà dei padri si fanno guardare i candelotti di dinamite, le pistole, i mitragliatori utilizzati. C'è però un aspetto, che è un aspetto non secondario, successivo, penso soprattutto a ciò che accade dal 77 all'80, perché quella generazione della destra che inizialmente aveva fatto parte dei cosiddetti campi Hobbit, cioè una sorta di festival del proletariato giovanile all'incontrario, ecco, tanto per capirci, e in realtà poi lasciano e abbandonano sempre di più le sezioni del movimento sociale italiano per sparare. Tre quarti dei nomi coinvolti nelle strade, negli episodi del terrorismo, provengono dall'esperienza del movimento sociale italiano. Quindi quando ho sentito, per esempio, nel finale della conferenza stampa finale di Giorgia Meloni, dire che il movimento sociale italiano aveva addirittura, parole testuali, salvato il nostro paese da una deriva di violenza, ecco, io invito caldamente a ripensare e a rileggere la storia, perché la storia invece racconta il suo esatto contrario. Ecco, ricordiamo tra l'altro che, lo hai ricordato tu un momento fa, che in quegli anni la possibilità di un colpo di Stato militare fu una realtà tutt'altro che remota, no? No, ce ne sono tantissimi di tentati veri, tentati mezzi veri, tentati finti, ma comunque che vanno nella direzione di un sovvertimento dello Stato democratico. Penso certamente all'operazione Toratora, quindi diciamo al colpo di Stato borghese, di Unio Valerio Borghese, che era stato definito ai tempi, descritto come una sorta di colpo di Stato da operetta, e che invece non era un colpo di Stato da operetta, bensì un vero e proprio tentativo di colpo di Stato in Italia, con tanto di mandato da parte di alcuni di uccidere l'allora capo di polizia Angelo Vicari e di sequestrare l'allora presidente della Repubblica Saragat. È l'uomo che doveva sequestrare dal Quirinale Saragat era Licio Gelli, questo ormai oggi si sa, il suo nome è dentro. Ecco, la Lotta Massonica P2. Io penso che
tutta la storia d'Italia, almeno diciamo da Piazza Fontana in poi, dovrebbe essere un po' così riscritta alla luce soprattutto dell'ultima sentenza sui mandanti della strage alla stazione di Bologna, che dice con assoluta chiarezza chi furono i mandanti. Quindi non ci sono stati solo dei tentativi fortunatamente non riusciti, penso al tentato colpo di Stato del 64, del piano solo del generale De Lorenzo, con la schedatura di oltre 220.000 attivisti comunisti, socialisti, sindacalisti, ma penso anche per esempio al progetto del MAR di Carlo Fumagalli, intorno a Bresciano e alla Valtellina, penso alla Rosa dei Venti, cioè sono accadute molte cose, molti tentativi, però forse al di là di quei tentativi di colpo di Stato, diciamo così, operativi, c'era un'attività che era l'attività della massoneria, qualcuno dice deviata, secondo me della massoneria appunto, e in primis di Licio Gelli, che viene da lontano, perché anche Gelli era un uomo che proveniva dal periodo del fascismo e che ha vissuto tranquillamente, senza problemi, tutta la storia italiana, e sta dietro non soltanto in molte di quelle storie che io racconto in questo libro, ma anche i colpi di Stato veri e propri, come quello avvenuto il 24 marzo del 76 a Buenos Aires dei generali Videla Massera, che peraltro era iscritto alla loggia massonica P2 e molti altri. Quindi c'è, secondo me, la storia d'Italia andrebbe un po' riscritta alla luce soprattutto delle attività occulte di Gelli e di tutta quella massoneria presente. Senti, allora, poi il libro riporta una serie di testimonianze, Guido Salvini, Claudia Pinelli, Silvia Pinelli, Sergio Segio e altri. A quale di queste testimonianze sei in qualche modo più affezionato? Quale ti sembra in qualche modo anche particolarmente significativa? Penso sicuramente quella di Guido Salvini, senza togliere nulla al merito e la forza delle tutte le altre testimonianze, certamente dal punto di vista umano Claudia e Silvia Pinelli, ma dal punto di vista investigativo il lavoro straordinario di Salvini, che è stato l'uomo che era arrivato, a mio avviso, veramente molto molto vicino alla verità e che in qualche modo l'aveva scritta all'interno della sua inchiesta, che poi diciamo, come lui stesso dice all'interno della testimonianza, è stata contattata non soltanto da quelli da cui ci sarebbe aspettato un contratto, ma anche da quelli che in qualche modo facevano parte del suo stretto, del suo stesso ambiente, cioè dell'ambiente giudiziario, per invidie e per molto altro. È una testimonianza importante, storica, umana, di un giudice che voleva andare fino in fondo, non per riscrivere la storia d'Italia, ma per portare soprattutto un contributo finalmente di giustizia alle tante domande che non avevano avuto risposta fino a quel momento. Ma devo dire che in realtà un po' di giustizia l'ha ottenuta, perché molte delle intuizioni investigative di Salvini sono presenti per esempio nella sentenza di Corte di Cassazione per la strage di Brescia. Molti testimoni che erano stati considerati poco credibili, come per esempio l'ordinovista Carlo Di Giglio per Piazza Fontana e per la questura di Milano, in realtà per Brescia vengono ristabilite le loro verità. Quindi diciamo sì, io ho voluto scrivere un libro, e lo dico anche nella mia introduzione, perché pensavo soprattutto ai ragazzi. Io, come sai, faccio centinaia di serate, ma faccio anche centinaia di mattinate nelle scuole, e sono anche le mattinate che amo di più,
quando sento questo vocio dei ragazzi, no? Che entrano nelle scuole, che magari certe volte non sanno niente o sanno poco, ma non per colpa loro, e che poi vengono ipnotizzati non tanto da me, ma quanto dalle storie che racconto. Ecco, senti, proprio per concludere, tu hai messo come epigrafe del libro una frase di Libero Mancuso, no? Che è uno dei magistrati che hanno indagato su terrorismo, mafia, strage, eccetera. Ecco, perché hai scelto proprio quella frase? Perché dentro c'è tutto, no? Ci avete sconfitti, ma sappiamo che siete. Ci avete sconfitti perché comunque, come scrive Libero Mancuso, magistrati, giornalisti, chiunque insomma ha toccato nel corso della sua vita questo pezzo di storia italiana, ne è uscito con le ossa rotte. Però noi sappiamo chi sono, conosciamo tutti i loro nomi, tutti i ricordi. Pierpaolo Pasolini, 16 novembre 1974, io so. Ecco, allora diceva: io so, ma non ho le prove. Ecco, in realtà noi oggi sappiamo e abbiamo anche le prove. Certe volte ci manca il fiato per poterle raccontare, certe volte ci manca il coraggio per poterle riraccontare. Però certe volte, quando lo troviamo, scopriamo che in un paese come il nostro e in un momento come questo c'è ancora bisogno di raccontare quelle storie, perché non solo non si ripetono, ma soprattutto per farle conoscere alle nuove generazioni. Io credo molto in questo. Stragi d'Italia, Ombre Nere 1969-1980, un libro Yakabook, sono 272 pagine. È stato nostro ospite il suo autore Daniele Biacchessi. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a voi.